dell'Oriente. Amici di Yutalandia, ben trovati. Non sono in Asia, né tantomeno in Thailandia, ma sono in Umbria, che è la regione, la mia regione d'origine. Oggi vi porto a visitare un festival interessantissimo, in tema chiaramente con il mio canale, che è il Festival dell'Oriente. Ne approfitto perché nel suo itinerario è capitato anche a Perugia. Quest'anno la prima edizione a Perugia, 20, 21 e 22 ottobre, quindi andiamo a vedere questa bellissima manifestazione dove è rappresentata un po' tutta la cultura, il folklore e la cucina chiaramente dell'Asia. Quindi saranno rappresentati tantissimi paesi, tra cui anche la Thailandia. Lo faccio con un ospite di eccezione che è qui, che sta guidando, Raffaella. Raffaella è un insegnante, tra l'altro, di yoga, Thai yoga, meditazione, con la quale collaboro. Anzi, vi invito a visitare il suo canale YouTube, che è Respiro Yoga, e il suo sito, che è viaggioyoga.it. Vi dicevo, collaboro con Raffaella molto spesso, ho collaborato nell'organizzazione di viaggi a tema yoga, meditazione in Asia. Sono tornato di recente da un viaggio yoga in India, di cui a breve caricherò dei filmati che ho fatto appunto nel mio canale YouTube, e quindi ci collaboro molto spesso. Anzi, vi anticipo che a breve usciremo con un viaggio, un tour Giappone Zen, che accompagnerò personalmente in collaborazione con Raffaele Respiro Yoga. Bene, andiamo al Festival d'Oriente, vediamo cosa accade e vediamo cosa troviamo. Allora, noi siamo appena entrati, Raffaella già si è fatta aprire il terzo occhio e cominciamo questa passeggiata fra i padiglioni del Festival d'Oriente qui da Perugia, edizione 2017. Allora, ho trovato un primo stand Thai, guardate qua, Best of Food Thai, guardate, eccoci qua. E chiaramente non poteva mancare un'area dedicata al massaggio tradizionale thailandese. Chiaramente i prezzi del massaggio non sono proprio quelli che si trovano in Thailandia. Nei tre padiglioni ci sono tre differenti palchi dove si alternano esibizioni di folklore, quindi veramente uno spettacolo da non perdere. Danza, musica, teatro. Sta qui per iniziare uno spettacolo. Andiamo a vedere un po'. È un gruppo mongolo. Thank you.
Adesso passo all'altro padiglione. Come va, Raffa? Sì, benissimo. Interessante? Abbastanza. Divertente, interessante, curioso. E tante cose da comprare. Fra i vari stand chiaramente non poteva mancare qui nella zona Thai un piccolo altare che va a commemorare il re più amato di Thailandia, re Rama IX. Si è chiuso recentemente peraltro l'anno di lutto nazionale con le cerimonie di cremazione e sepoltura finale delle sue spoglie a Bangkok, mi sembra il 16 di ottobre, qui in questo piccolo altare arrangiato è esposta una sua immagine. Allora adesso mi fermo qui al Thai Best of Food e mi faccio una Sing Beer. Ecco Raffaella che si è messa in posa con l'ombrellino in attesa che arrivi la mia Sing Beer. Allora missione compiuta, eccola qua. La mia Sing Beer, una delle mie birre preferite thailandesi. Ho dedicato un video alle birre thailandesi sul mio canale e poi mi sono fatto anche una fritturina, una tempurina così come aperitivo. Eccola qua. Sono in un'area, come avete visto dall'immagine dei bonsai dedicata al Giappone, qui prova kimono con accessori e acconciatura, ti trasformano in una geisha per soli 10 euro. Allora, visto che sono in Giappone, nell'area della fiera dedicata al Giappone, ne approfitto per farmi un po' di pubblicità qui davanti a questi bellissimi esemplari di bonsai. E volevo ricordarvi che oltre alla Thailandia mi occupo di Giappone e che organizzo tour di gruppo in Giappone. Allora, prima torniamo in Thailandia. Vi ricordo che ho ancora 4-5 posti disponibili per il mio tour di Capodanno in Thailandia, bellissimo, in Yuthalandia style. E andate sul mio sito yuthalandia.it, in home page trovate il reminder con la pagina con tutte le informazioni. Ma tornando al Giappone, vi ricordo che organizzo viaggi di gruppo in Giappone da me accompagnati e potete andare sempre sul mio sito yuthalandia.it alla pagina del menu viaggia con me, potete trovare tutti i prossimi tour che accompagno. Sono in partenza peraltro la settimana prossima per il foliage giapponese, ma poi sono già pronti tutti i tour di primavera per l'Hanami, che è uno degli eventi più belli, la fioritura di ciliegi per visitare il Giappone. E poi troverete anche tante altre combinazioni di tour, Japan Thai Tour, naturalmente il Capodanno in Thailandia, mi raccomando, ultimi posti disponibili, partecipate anche voi. E a proposito di viaggi, proprio perché sono con Raffaella, insegnante di yoga, viaggioyoga.it è il suo sito, organizza anche lei con la mia collaborazione e consulenza chiaramente per quanto riguarda le destinazioni d'Asia, tanti viaggi in India
e per la primavera prossima stiamo uscendo con un Giappone Zen. Non vi diamo ancora delle anticipazioni, vero Raffa? Certo. Siamo appena tornati dall'India. Viaggio meravigliosamente fantastico. Meravigliosamente. Siamo andati fino a Rishikesh, la capitale mondiale dello yoga, ma poi usciranno nel mio canale altri video. E vi ricordo il canale di Raffaella YouTube, che è Respiro Yoga, e il sito che è viaggioyoga.it, dove troverete anche le sue proposte, spesso da me accompagnato, di viaggi in Asia, tema yoga e meditazione. Vi aspettiamo. Ah, sono tornato al parco centrale dove ho appena terminato uno spettacolo indiano, Bhangra Boys. Immune Daiko. Visto in Giappone ancora meglio, sono i tamburi, una performance di Daika, che sono i tamburi classici, tradizionali giapponesi. I musicisti erano bravissimi, peraltro ancora stanno qui suonando, ma io continuo il mio giro qui fra gli stand del Festival d'Oriente. Qua c'è un'area invece dedicata alle arti marziali. C'è una ragazza che sta facendo qui sul palco una performance con spada. Adesso qua stanno all'esterno per una cerimonia del tè. Rimaniamo sempre in area Giappone, chiaramente. Qualsiasi cerimonia non dovrei mai parlare, però così magari per voi sarà difficile da capire mia cultura giapponese, quindi parlerò poco a poco. Vorrei condividere con voi mia cultura giapponese, che inizia qua la cerimonia di tè. E poi sembro che sto facendo movimento a caso, però in realtà sto facendo tutto movimento seguendo delle regole.